Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di Corpse Party. Eravamo quasi arrivati alla fine dell'ultimo capitolo. Io avevo intenzione di finirlo. Del primo capitolo, scusate, avevo intenzione di finirlo nello scorso episodio. Solamente che Frappa si è intromesso e ha cominciato tipo a suonare con la chitarra. Dire roba, tipo Seiko e tipo lui comincia 7, robe così. Cioè, una cosa trascissima. E quindi non l'ho continuato alla fine. E quindi continuiamo ora. E quindi suppongo che inizieremo anche il capitolo 2. Spero che tutto quello che sto dicendo abbia un senso, perché sinceramente non lo so. Ok, sì. Seiko era morta. Praticamente Naomi ha salvato Seiko, che era impiccata. Seiko si è spaventata vedendola e c'è un motivo. Ed è corsa giù per le scale e ha tagliato via la sua testa con la corda, con la corda il filo del piano. Praticamente, ed è morta ovviamente come potete vedere. Allora, chi non ha visto? Chi non sa la trama principale, non ha giocato al primo gioco, uno, non so perché state guardando questo video, due, andate al minuto che vi farò apparire qui sopra, se non volete spoiler, e adesso lo dico, vado, ok. Allora, praticamente, se avete giocato al primo gioco sapete che è stata Naomi a impiccare Seiko. Solamente che mentre era in uno stato di incoscienza, non incoscienza, era stata posseduta, diciamo, dall'atmosfera della scuola, e quindi ha impiccato Seiko, solamente che non se lo ricorda. E quindi Seiko, ovviamente risvegliandosi, vedendola, pensa che le vuole fare del male, scappa via e si è spaventata e è scappata via. E quindi è morta così. Ok, fine dello spoiler. Andiamo avanti. Non che urlare servisse a qualcosa. Naomi ancora non se lo ricorda, tra parentesi, questa cosa. Tutto quello. Oddio. Tutto quello che facevo era un eco che tornava a me. Come se stesse prendendo in giro il mio dolore. Ok. No, non avevo dubbio nella mia mente che questo era l'inferno. Oddio, siamo dovute essere messe in questo incubo. Dio, non ce la faccio più. Fammi uscire da qui, per favore, qualcuno mi salvi. Ok, abbiamo finito il primo capitolo. E adesso inizieremo col secondo. Allora, non so se mostrarvi subito i finali. Però io direi di no. Cioè, magari farò tipo un episodio finale con tutti i finali sbagliati di tutti gli episodi. E appunto avevo detto che avrei fatto anche un episodio con tutti. In cui vi avrei mostrato tutti i cartellini di tutto. Insomma, avete capito? Allora, quindi iniziamo con capitolo 2. Che se non erro è su Mayu. Mayu, credo. No, inizia con Yoshige Yumi, ok. Sì, sono su moto, vai. Ok. Cosa? Perché ero sdraiata sul pavimento? La mia visione era sfocata e indistinta. Forse era solamente confusione nella mia testa. Forse era perché era a causa di tutte le lacrime nei miei occhi. Ok. Ero stata forsata fuori la porta dell'infermeria e buttata. No, tipo, oddio. No, non insomma, trascinata fuori come una bambola nel corridoio. Credo che qua ci siano anche spoiler, quindi se non volete spoiler del primo gioco, non andate avanti.
Potevo a malapena respirare ed ero completamente... Non potevo completamente muovermi. Desiderai di poter scivolare nell'incoscienza, ma la mia agonia mi teneva sveglia, diciamo. Il mio addome... Addo... Oddio. Addo... Non so la parola... Non so la parola... Addo... Addome, ok. ho messo la mia mano su di esso senza pensare. E un dolore acuto... mi attraversò il palmo, mi attraversò anche il palmo. Guardando giù, quell'intera area del mio corpo era impregnata di sangue. Ed era tenuta ferma da larghi pezzi di vetro. Ero certa che alcuni di essi mi avessero tipo spezzato tutti gli organi interni. Oddio, perché? Perché stava succedendo tutto questo a me? Ehi, signorina? No, aiutami per favore. Attraverso un velo di lacrime potevo vedere a malapena la faccia di una bambina con una luce blu intorno a lei. Stava guardando me, mi stava guardando e sembrava preoccupata? No. Quando si avvicinò, potevo vedere la sua... Ok, sto mischiando tutti i tempi verbali, mi volevo scusare perché l'ho fatto anche in tutti gli altri video. Vedi la sua espressione molto più chiaramente. Stava sorridendo, sorridendo e mi guardava nell'anima con l'occhio buono. Con un occhio buono e un buco vuoto. Non giocherai con noi? Tutto all'improvviso ero stata... presa in aria con una forza incredibile dagli altri due bambini luminosi. Una delle mie braccia era tenuta dallo spirito di un bambino, mentre l'altra era tenuta dallo spirito di quella che credevo fosse una bambina. Non potevo dirlo sicuramente perché tutto quello sopra la sua mandibola mancava. Lasciandola senza un'espressione facciale da leggere. La sua testa era come un frutto mezzo mangiato, con i denti sotto al posto di semi. Potevo vedere le sue corde vocali contrarsi con ogni singola risata. Basandomi sulla sua... la sua statura, la sua stazza. Credo che stia cioè nell'asilo, no, alle elementari. Mi teneva il braccio forte e la sua silhouette mi guardò innocentemente. La sua... Ok, aspetta. La sua gola si aprì ritmicamente, producendo un gorgoglio che poteva essere una risata, e poi disse: in giapponese si capisce molto di più comunque. Lascia il dolore, non riesco a capire. Tu puoi essere il dolore, tipo. Tutti e tre bambini ora mi guardavano come se stessero studiando il movimento di una formica prima di schiacciarla con i loro piedi.
In un singolo movimento mi trovai girata a 90 gradi in giù. Ero a testa in giù sul pavimento e potevo sentirmi muovere rapidamente. Che strana sensazione. Ora guardavo la parete dal pavimento. C'era una grande pozza di pezzi di rosso, tutti su di esso, sulla parete. Sembrava quasi come se qualcuno avesse buttato un melograno molto succoso contro di esso con tutta la sua forza, eccetto che non era un melograno, ma era una persona. Ero io. I miei arti erano stati staccati credo che l'IMS sia arti, eh. O forse sono intestini, non lo so. Comunque, vi evito la descrizione dei suoi intestini spiaccicati sul muro. La forza dell'impatto era abbastanza per buttare parti di me tutti su, oddio, tutti sul soffitto. Anche l'odore ovviamente fa schifo. E io ero solamente una testa. Una testa staccata, staccata dal collo all'impatto, che guardava cos'era successo, era rimasto di me negli ultimi miei secondi di coscienza. Era un sogno? Che sogno orribile, assolutamente orribile. E la parte peggiore è che era così vivido. Potevo persino sentirlo, tipo odorarlo, ok. Aspetta. Dove sono? No, questo, c'è qualcosa che non va. Ero appena nella mia classe, aiutando con le pulizie. È forse parte del festival? La classe 5 stava tenendo una casa infestata. Forse è dove sono. Oddio, odio questo tipo di cose. Morishige, signorina Yui, Shinozaki e Ayumi e Mochida e Satoshi. Perché nessuno sta dicendo niente? Avanti. È abbastanza, per favore, basta. Non c'era risposta. C'era solamente un profondo silenzio che stava nell'aria come nebbia. Era un terremoto? Oh, non è più divertente, ragazzi. Ok, lei spera che non è vero, ma sa benissimo che è la realtà. Questa non è una casa infestata, giusto? Quindi dove sono? Cosa mi è successo? E dove sono tutti gli altri? Qualcuno, per favore, mi salvi.
quei bambini erano gli stessi che ho visto nel mio sogno. Ok, dobbiamo muoverci. Ho un brutto presentimento su questa stanza. Forse se entro sarò morta. Wow, ci danno molte opzioni in questo gioco, è quello che mi piace. Ok. Ho deciso di seguire i miei istinti per questo. Invece di entrare in quella infermeria, sarà meglio se cerco i miei amici. Non posso ancora credere che sto in questo posto, ma ci sono. Sono stata trasportata da qualche parte un posto orribile. E se sono qui, sto traducendo al presente a caso, non so perché. Questo significa che gli altri probabilmente ci sono a loro volta. Devo incontrarmi con Morishige e solamente quella cosa, e solamente questo sarebbe stato abbastanza per farmi andare avanti. Ok, e questo è l'episodio 2. Io salverei, anche se ho salvato tipo un attimo fa, ma non per niente, risalviamo. Ok, è un lenzuolo che andrebbe sul letto dell'infermeria. No, scusate. Come si mette la mappa? Non so, non mi ricordo più, Ok. Questa chiusa mi pare. Sì, infatti è chiusa. Andiamo qua. Ok, si è ribloccato. Scusatemi, era tipo qua, ok. C'è qualcosa scritto qui con il gesso. Odore di buono. L'odore di carne saporita. Da dove viene? Era una ragazza. Sembrava di essere alle medie. E stava indossando un'uniforme scolastica che suggerisce che era un altro studente da qualche altro posto. Ma qualcosa non andava. Ispezionando da più vicino, mi accorsi che quella ragazza era morta e non era ovvio. È morta? Veramente? Odora c'è puzza. Mi chiedevo quanto tempo era passato da quando morì. Esternamente sembrava essere intatta, ma i suoi organi interni sicuramente si stavano decomponendo. Ok, ci sono vari fluidi. Ok, che schifo, ragazzi. Guardando ancora più attentamente, ho notato che entrambi i suoi bulbi oculari erano stati infilzati con delle matite. No, deve essere uno scherzo, è morta, cosa faccio, cosa faccio? La polizia, devo chiamare la polizia. Ah, il mio telefono. Non dire parolacce. Sì, lo chiamo la polizia. Non dire parolacce, lo chiamo la polizia! Ok, ho provato a chiamare il 110, il servizio di emergenza giapponese, ma non si connetteva. Cosa? È fuori portata, tipo. Mi dispiace.
Credo di non poter fare veramente niente per te. Mi dispiace tantissimo. È questo quello che succede a tutti quando moriamo? Evidentemente. Questa cosa non si può analizzare. Oh, raga. Che è successo? Oh, è vero, ok. Tutto a posto. È un fantasma. Allora, praticamente, se le luci, cioè i fuochi questi qua sono blu, sono fantasmi buoni. Se sono rossi, sono cattivi. Per favore, il mio corpo, nascondilo. Cosa? Nascondi il mio corpo. Sei il proprietario del corpo? Quindi vuoi che ti nasconda? Non voglio che la gente mi guardi, mi veda in questo modo. Non so cosa fare. Posso aiutare questa persona? Ovviamente sì, cioè, poverino. Vorrei poterti dare un seppellimento, ma forse posso trovare una coperta o qualcosa per coprirti. Vedrò cosa posso fare. E noi infatti avevamo trovato un lenzuolo davanti all'infermeria. Andremo a prenderlo, ovviamente. Ma io veramente fantastico, cioè, anche se si trova lei stessa in quella situazione, cerca comunque di aiutare quelli morti poi, quindi boh, fantastica, brava, io. Così si fa. Si è bloccato? Non è molto pulito, ma sembra che ti copra completamente almeno. Grazie. Non c'è problema. Capisco da dove vieni. Ah, ho capito. Capisco cosa provi. Da ragazza sarebbe imbarazzante per gli altri vederti in quel modo. Sì, certa di mantenere quel senso di empatia. In questo posto le cose come la gentilezza, l'amicizia e la considerazione possono essere facilmente corrotte. Comunque, ci poteva tipo aiutare. Fantasma cattivo. Non è vero. Carino. Ecco, vedi? Che brava persona. Cos'è? Sembra una specie di portafortuna. Lo prendiamo, ovviamente. Era un grazie dalla ragazza, forse? Devo assicurarmi di tenerlo nel mio portafoglio, cioè la mia carta d'identità, così non lo perdo. Ok, c'è una tavola, la prendiamo. Non so se sia già il momento di salvare. Comunque lo farò. Perché il secondo. Allora, il primo praticamente c'era solamente un finale sbagliato nel primo capitolo, ma dal secondo in poi cominciano ad essercene parecchi, quindi io direi di salvare più spesso. Andiamo qua. Oddio. Ok. C'è un buco sul pavimento e non si può andare più avanti in questa direzione. Si può mettere la tavola? Non mi ricordo, sinceramente. No. E non è abbastanza lunga. Ok. Se lo dice Mayu, ci fidiamo. Forse qui. Mi chiedo se posso usare quella tavola per
che ho trovato per passare qui. Sì, ci proviamo, se no andiamo avanti. Ok, sembra abbastanza resistente, si può provare a passare ora. Infatti proviamo a passare. E andiamo al secondo piano. Ah, la riconosco. È una delle candele di Shinozaki, ovvero Yumi, sicuramente. Questo significa che chiunque altro deve, che tutti gli altri devono essere qui da qualche parte. Ok, andiamo. Perché è diverso il secondo piano? Ah no! Siamo andati nel primo piano. Ok. Direi di andare qui, non lo so. Esploro un po' tutto. Perché non mi ricordo, sinceramente non mi ricordo che devo fare. La porta che porta fuori è bloccata e non si può aprire. Bene. Va bene. Andiamo. Non siamo arrivati da qua, quindi proviamo ad andare. Oddio, è troppo grande. Cioè, mi ricordo tutto perché è la stessa mappa del primo gioco, solamente che è un po'. Boh, non lo so, è un po' una rottura di palle perché è grandissima. Cioè, bisogna analizzare tutto, mi ricordo. Cioè, il capitolo di Mayu è abbastanza difficile. Oh, sembra l'entrata della scuola. Forse posso uscire da qui. Sì, contaci. Ok. Spero non succeda nulla perché voglio salvare. Ok, salvo prima di tutto. Comunque, i miei personaggi preferiti del gioco, in caso qualcuno se lo stia chiedendo, so che non lo stai chiedendo, sono Mayu e Seiko. E boh, non lo so, sono veramente boh. Seiko mi dispiace, cioè, vi giuro, sono stato un anno in lutto per Seiko. ci sono dei. C'è uno scheletro qui. Chiunque sia, sembra sia morto un po' di tempo fa. Infatti, le ossa sono già sbiancate. Giudicando dalla statura e da Yu City, era probabilmente una ragazza delle medie. C'è un taglierino sporco di sangue vicino a lei, suggerendo appunto la causa della morte. Non riesce a uscire, ovviamente. Allora, metterò la traduzione di questa roba qua. Tipo vicino perché non mi odio da urlare così. Imperdonabile. Pensavo che fossimo amiche. Spero che tu muoia in agonia. Stessa cosa di prima. Io chiederei se posso salvare di nuovo, ma poi rompo i coglioni a tutti, quindi no. Direi di andare un attimo qua, sperando di non trovare niente perché voglio salvare e voglio terminare l'episodio. È successo qualcosa. Mentre stavo per lasciare l'entrata, lo spirito di un bambino si materializzò di fronte alla porta. Mi ricordavo la sua faccia. È lui. Cosa faccio? Se mi prende, sono morta. Ok. Non devo guardarlo negli occhi. E questo me lo ricordo. Quindi se faccio così faccio un game over praticamente. Allora, salvo, innanzitutto, e poi termino l'episodio. E continuo nel prossimo. Spero che anche questo video vi sia piaciuto e spero di essermi fatto perdonare per il mega fail dell'episodio precedente.
E fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, lasciate un like, condividete, fate quello che vi pare. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti. 僕らと僕らと